l'occasione della venuta in questo mondo del Signore è per paritranaia satunam. Paritranaia significa protezione dei sadhu. Dei sadhu sareste voi, le persone che sono alla ricerca, le persone che vogliono dare una ragione più profonda alla loro vita. Perché sono qui? Qual è lo scopo della mia esistenza? Perché vorrei amare e non ne sono capace? Abbiamo visto in questi giorni cosa è successo nel Pakistan. Noi a volte ci sentiamo sfortunati e poveri. Immaginate se una di questi milioni di persone che hanno perso tutto avessero quello che ha la più povera persona che è presente qui questa sera. Come si sentirebbe? Ricchissimo. Questo mondo è fatto così: se abbiamo 10 vogliamo 100, se abbiamo 100 vogliamo 1000, se abbiamo 1000 vogliamo 10.000, 1 milione, e non c'è mai soddisfazione. Perché? Perché siamo spiriti, la nostra coscienza è spirituale, le cose materiali non possono darci ciò che cerchiamo. E tutto il discorso della Bhagavad Gita è basato su questo. Però in noi è presente questo software, come in un computer. Adesso non c'è più, però adesso ormai tutti hanno il computer, no? Se voi avete anche un software meraviglioso dentro il computer ma non lo sapete usare, non mi serve a me, giusto? Io potrei avere questo bellissimo strumento e saper fare solo due note, dopo 5 minuti lo metto da parte, non è così? Però se si impara a suonare, quanto tempo si potete stare? La coscienza è uguale. Se noi faremo suonata, sapete cosa può dare? Ciò che tutti noi è il nostro diritto avere, però nessuno ce lo insegna oggi, tranne pochi. E allora impariamo solo che se hai dei soldi, devi avere tanti soldi, devi essere famoso. Però li vediamo queste persone che hanno queste cose, mi sembrano felici. Vedete il telegiornale ogni giorno, sembrano persone felici, eppure hanno la presunzione di governare. Come possiamo noi governare il nostro corpo, la nostra vita, se siamo uguali a loro? Io per primo lo dico, non siamo dei bravi dirigenti. Per fare questo bisogna rendere l'amica la mente amica. La mente può essere la migliore amica o la peggiore amica. La mente in Bhagavad Gita viene definita Chanchalama. Chanchalama significa che allo stesso momento accetta, un attimo dopo ricetta, non è così? Quella che quando camminate per strada, attraverso i vostri sensi, la vista, vede qualcosa. I processi della mente sono pensare, sentire, volere. I primi due possono essere controllati, quando arriva a volere non potete. Quindi se vedete una bella cosa in vetrina, la pensate, poi c'è il feeling che cominciate già a immedesimare. Se lasciate andare e arrivate al volere, dovete ottenere. E questo è l'imbroglio di questo. Sia che sia positivo o negativo, se voi prendete un aereo e non state attenti, va nella direzione opposta, non potete dire al pilota, per favore, ferma che discende, non è così. Dovete almeno arrivare al prossimo aeroporto. Puoi ritornare indietro. Queste cose ce le dobbiamo dire perché ci vogliamo bene. Chi? Se noi non conosciamo questo, che siamo realmente noi, allora perdiamo l'opportunità di questa meravigliosa. Un giorno ci svegliamo e siamo perfettamente felici. Ah, che bello! Il giorno dopo siamo a pezzi. Che cosa è cambiato? Lo sapete? Il sole è sempre lo stesso? Un giorno cala, un giorno cresce. L'aria è sempre la stessa? Cos'è cambiato? Citti Vrittanirò, lo stato mentale. C'è lo stato. Non ce la faccio più, troppo. Così troppo. Niente. È
Quindi se noi non diventiamo i maestri, questo è il significato di svami, svami, sannyasi, svami, svami significa maestro, maestro della nostra vita, dei nostri sensi, della nostra mente, non possiamo ottenere ciò che cerchiamo, e poi lo cerchiamo, perché noi lo cerchiamo curiosamente. Voglio essere felice, voglio che gli altri siano felici, però non mi decido a fare il passo. Anzi, voi, sono sicuro, sicuro, ogni volta che vi incontro per fare conferenze, fare programmi, lo vedo. Voi fra i vostri amici e le vostre famiglie, è vero che siete un po' particolari, non è così? Ve lo dico una volta, siete un po' particolari, è una cosa particolare, di spirito, di questa yoga. È una maggioranza, è difficile. Allora per noi particolari dobbiamo fare ancora un po' di sforzi, un pochino. E vedrete il risultato. È un risultato meraviglioso, non è un inganno, perché se qualcuno vi chiede dei soldi in cambio, allora potete pensare, beh, abbiamo un interesse. No, è uno scambio alla pari, gratuito. C'è qualcosa di meraviglioso dietro tutto questo. Però bisogna fare lo sforzo. Siete d'accordo con me? Per trovare un diamante, sapete quante tonnellate di terra bisogna spostare in questo pianeta? Voi dite, io domani voglio un bel diamante. Dove sperate di trovarlo come regalino nella merendina? Cosa dovete fare per ottenere un diamante? Dovete pagare molto. Se lo volete trovare, lo sapete, avete mai visto quegli scavatori nel Sudafrica o da qualche parte dove scavano per trovare i diamanti? Sapete quante tonnellate di terra bisogna smuovere per trovare un carato, non un grande diamante come quello che hanno i reggenti inglesi? A te Shiva che hai i capelli lunghi, i capelli arruffati, che sei sempre in pace e che al tuo fianco sinistro hai la bella Parvati, a te che sei senza inizio né fine, a te che risiedi in Cittambala ma che diventi Rudra, io dal mio cuore eternamente ti penso e ti adoro. Questa è la preghiera che sta nel mezzo. E poi c'è una arati, proprio una puja gestuale, che riconoscerete facilmente, per la dea Sarasvati, che è la dea delle arti, che serve per di buon auspicio, per proteggere la danzatrice e ispirarla. Grazie. Thank you.
Baby, I got.